Lo scopo è garantire sicurezza e legalità, con 7 caserme che ruotano tutte attorno ad una stessa regia. Con queste parole oggi è stato presentato il Corpo di Polizia Locale Intercomunale Briantea, costituitosi lo scorso 11 dicembre dai comuni di Alzate Brianza, Capiago Intimiano, Orsenigo, Montorfano, Brenna, Anzano del Parco e Alzerio. Ad aprire la cerimonia ad Alzate Brianza il sindaco della cittadina in provincia di Como, Massimo Gerbesi, alla presenza dei sindaci degli altri comuni associati, del prefetto di Como, Bruno Corda, del questore Giuseppe De Angelis e del presidente della provincia di Como, Maria Rita Livio. Unirci per contenere quelle che sono le economie, ma soprattutto il fare rete vuol dire avere un'unica regia su una vasta area di 22.000 abitanti che possa quindi colloquiare con le forze dell'ordine preposte, quindi l'arma dei carabinieri e polizia di Stato, in modo tale da rendere più efficiente e più efficace la nostra azione. Gli obiettivi sono svolgere in modo coordinato i servizi di polizia locale e le politiche per la sicurezza e l'impiego sia delle risorse umane sia di quelle strumentali. La disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato ed il potenziamento del servizio con risposte e soluzioni più efficaci. A parlare di sicurezza partecipata il prefetto di Como, che ha spiegato come occorra che tutti contribuiscano alla medesima finalità, la sicurezza dei cittadini. Ma vuol dire anche che i singoli cittadini devono partecipare a questa sicurezza attraverso la loro presenza e le loro segnalazioni. Le mosse future è quello di arrivare a creare una centrale operativa di polizia locale, in modo di avere sotto controllo con le infrastrutture informatiche che oggi la scienza ci offre per poter essere proprio sempre più presenti sul territorio.